Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 25 febbraio, è San Geraldo ed è la giornata mondiale della commedia dell'arte. In tutto il mondo oggi si ricorda il 25 febbraio 1545, giorno in cui a Padova si è costituita ufficialmente, con tanto di atto notarile legale, la prima compagnia di comici di professione al mondo. La commedia dell'arte, rimasta popolare fino alla metà del XVIII secolo, era fortemente basata sull'improvvisazione o sui canovacci. Alla base degli spettacoli, infatti, non c'erano testi scritti. Le rappresentazioni si tenevano all'aperto in una scenografia fatta di pochi oggetti, da compagnie composte solitamente da 10 persone. La commedia dell'arte o la compagnia dei comici dell'arte si muovevano su dei carri che costituivano il loro palco, andando di piazza in piazza, rappresentando le classi sociali dell'epoca, deridendole. La giornata mondiale della commedia dell'arte ne celebra l'essenza, promuovendo la conoscenza e il valore simbolico di questo linguaggio teatrale universale.